È il momento ora del discorso del presidente e CEO di Alma, Enzo Malanca, per tracciare e vedere quali saranno le prospettive di Alma nel prossimo anno. Presidente. Intanto ringrazio in senso dei complimenti che abbiamo fatto, che avete fatto ad Alma. Io mi associo fin da principio ad una cosa particolare, quindi del rispetto per i nostri collaboratori che hanno fatto veramente uno sforzo incredibile nell'anno scorso, in quest'anno, rispettando poi la rigidità assoluta che abbiamo applicato nel nostro protocollo. Buongiorno, ringrazio tutte le autorità presenti e tutti voi. Ringrazio in particolare il sindaco Stocchi, il presidente Rossi, l'assessore Mammi, la dottoressa Galdino, il dottor Marco Bizzarri che è qui con noi. Ringrazio inoltre anche il presidente Bonaccini e l'ambasciatore Angeloni per aver voluto essere comunque con noi, anche se attraverso un video messaggio. Ringrazio infine tutti gli sponsor, alcuni qui presenti e i membri del comitato scientifico, che collaborano con noi fattivamente e ci sostengono nel nostro percorso. Ricordo soltanto per inciso che alla morte del nostro rettore non è stato fatto un nuovo rettore, ma abbiamo fatto un comitato scientifico perché abbiamo pensato, condiviso anche con altri grandi chef che abbiamo consultato, che non potesse esserci un altro rettore. L'apertura dell'anno accademico 2021-2022 è per Alma quel momento importante in cui si coglie l'occasione di fare un punto della situazione, ma soprattutto di focalizzare i progetti sempre dinamici che la scuola sta perseguendo. Mi è d'obbligo partire da un accenno allo scenario che da un anno e mezzo stiamo vivendo, vale a dire la situazione derivata dalla pandemia, che ben conosciamo e che ha condizionato l'attività di Alma, così come quella di tante altre realtà imprenditoriali. A tale proposito, devo ringraziare tutti coloro che in questi mesi ci hanno aiutati a mantenere attiva la scuola, seppure con sforzi organizzativi ed economici molto importanti, ma che hanno consentito di garantire ai nostri allievi una pressoché regolarità di frequenza, garantendo l'erogazione della didattica e mantenendo soprattutto l'operatività laboratoriale nel rispetto del nostro rigido protocollo e nell'assoluta ottemperanza delle normative che via via si sono succedute. Vi garantisco che non è stato facile, e siamo orgogliosi anche, abbiamo avuto un grande orgoglio per i risultati che ne abbiamo ottenuti, cioè sostanzialmente non abbiamo avuto che qualche caso su 1200 ragazzi, qualche caso sporadico, inevitabile. I nostri sforzi hanno permesso agli allievi italiani di partecipare, mentre dobbiamo registrare la quasi totale assenza di allievi stranieri che solo da poco hanno ricominciato a tornare. Ringrazio quindi ancora la provincia di Parma e il comune di Colorno, con i quali abbiamo sempre avuto una fattiva confronto ed infine, non da ultimo, ringraziamo la regione Emilia-Romagna che ci ha supportato nell'interpretazione delle varie normative, consentendo di adeguarci tempestivamente alle disposizioni sanitarie vigenti. Per noi questo aiuto è stato fondamentale perché voi capite che l'anno scorso in modo particolare l'interpretazione di quello che usciva in questo lockdown era sì, no, forse, domani, no, ieri, è stato veramente difficile seguire e se Mami lo sa perché è stato il nostro referente costante, direi telefonate, messaggi, devo dire ringrazio ancora per questo. Se non ci fosse stato questo aiuto noi non avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto, cioè riaprire in giugno dell'anno scorso e mantenere la nostra attività pressoché fino ad ora. Fatta questa doverosa premessa, Alma in questo anno e mezzo non si è fermato sulla difficoltà che ha dovuto affrontare, ma ha concentrato le proprie forze per sviluppare progetti innovativi in modo da essere pienamente pronta nel momento in cui la situazione tornerà alla normalità
e si potrà riprendere a viaggiare sia a livello nazionale che internazionale. Siamo partiti dal presupposto che, come spesso capita in tutti i grandi momenti di crisi, si trovano anche delle occasioni positive che possono essere colte e divenire opportunità. Noi l'abbiamo vista così. Abbiamo quindi analizzato la situazione e abbiamo puntato su alcuni ambiti e attività che si sono sviluppati in questo periodo, ad esempio affinando e sviluppando la tecnologia digitale, non limitandoci soltanto ad intenderla come strumento di dialogo, ma impiegandola appieno per diffondere la nostra didattica online, certamente senza dimenticare quella in presenza. Cioè abbiamo fatto di più, perché quando i nostri ragazzi sono ritornati hanno ritrovato in presenza esattamente quello che era la caratteristica dei nostri corsi, cioè l'80% di lavoro in laboratorio. Certamente senza dimenticare quelle di presenza. Abbiamo così avuto modo e tempo per perfezionarci ulteriormente. Un ambito poi particolarmente importante è stato lo sviluppo della rete di relazioni con gli istituti alberghieri italiani grazie al protocollo d'intesa con il MIUR. ALMA è oggi strutturata per affrontare progetti strategici sia a livello nazionale, per esempio su Milano, realtà imprescindibile dal punto di vista economico del nostro Paese, sia a livello internazionale, con accordi che in questo periodo stiamo per concludere al fine di esportare la nostra didattica in diversi paesi nel mondo. Siamo veramente ad un punto di partenza, ma prontissimi per cominciare a sviluppare ulteriormente, perché noi abbiamo già un'attività interessante, importante, ma sull'estero. Ma adesso stiamo facendo accordi molto importanti che dovrebbero portare a dei risultati che noi sogniamo e che fanno il nostro obiettivo. In questi contesti la cucina italiana continua a trovare terreno fertile dove potersi sviluppare, sempre con la finalità di portare la nostra cultura culinaria e agroalimentare in un mondo che pare essersi ristretto e dove anche i rapporti con i paesi lontani, come la Cina, piuttosto che la Thailandia, sembrano oggi non più irraggiungibili. Ci aiuta in questa evoluzione la sempre maggior presenza dall'estero di chef italiani, di cui buona parte anche sono nostri diplomati, che portano con loro prodotti originali del nostro paese e che con la loro professionalità e cultura rappresentano una nuova generazione di ambasciatori della vera cucina italiana all'estero, che poi è la nostra missione. In questa ottica, la grande collaborazione che in tutti questi anni abbiamo portato avanti con il Ministero degli Affari Esteri, che con l'Istituto del Commercio Estero, ha generato importanti risultati. Ne è prova la settimana della cucina italiana nel mondo, che ci vede spesso protagonisti. Ma oggi un'istituzione formativa come la nostra deve avere un approccio a 360 gradi. Sul tema del cibo, e siamo orgogliosi di comunicare che insieme a Barilla Center for Food and Nutrition ci siamo aggiudicati il bando europeo LIFE, incentrato sulla sostenibilità e che ci vedrà impegnati per i prossimi 3 anni. Questo è il grande valore che hanno gli sponsor per ALMA. Noi abbiamo degli sponsor che partecipano economicamente, ma a noi interessa di più che siano degli sponsor che ci aiutano a crescere, come in un caso di questo genere, sempre con la stessa finalità del prodotto, della conoscenza del nostro prodotto, di quello che è l'Italia e quant'altro. Crediamo con questa filosofia di continuare a sviluppare la mission che la scuola si è data fin dalla Costituzione e che si basa proprio sulla diffusione del patrimonio agroalimentare e della cultura culinaria nel rispetto del pensiero del maestro Gualtiero Marchesi. Ci sono scritte del pensiero di Marchesi ovunque nei nostri ambiti,
non è mai stato dimenticato, non soltanto come persona, come per l'umanità dell'uomo, ma anche perché la sua verità è stata quella che ha portato oggi ad avere una cucina italiana adeguata al passato. Quindi mantenendo, è stato lui il suo pensiero che ha dato a tutti noi e ai grandi chef anche italiani quella spinta che ci ha fatto emergere rispetto ad altre cucine che erano più spesi meglio, insomma. Con un pizzico di orgoglio riteniamo che gli oltre 10.000 diplomati che sono usciti fino ad ora da Alma e di cui il 30% lavora tuttora all'estero possano aver contribuito con la loro professionalità a rafforzare e sviluppare anche nei paesi più remoti. Una maggior conoscenza ed apprezzamento per la nostra cucina e i nostri prodotti ormai identificati e riconosciuti come una vera e propria forma d'arte. Sempre in questo periodo di riflessioni, Alma ha aggiornato il brand, che voi vedete adesso, ripensando il proprio marchio in chiave più moderna e comprensibile anche all'estero, ma mantenendo nel contempo i valori propri della scuola. Come l'immagine della sede della magnifica Reggia di Colonno, che viene più chiaramente identificata, oppure il mantenimento della tipologia dei caratteri bodoniani, nonché il mantenimento del payoff della versione italiana con un piccolo adattamento per l'estero nella versione inglese. È stata un'operazione che tutto il Consiglio di amministrazione ha vissuto con grande partecipazione, consapevoli della delicatezza dell'argomento, giungendo ad una versione giustamente innovativa, ma nel rispetto della tradizione. Questo è un pochettino il nostro, è un filone naturale, quello di cercare di tenere quello che c'è di buono, di tutto il passato, tenerlo, e però adeguare e trasformarsi secondo il mondo che cambia. Parlando della splendida Reggia, dove sede la nostra scuola, tengo in modo particolare ad informare che, come ogni anno, Alma ha provveduto ad eseguire importanti opere di manutenzione attraverso un grande sforzo economico per recuperare la facciata lato fiume, che necessitava di una indispensabile riqualificazione, non soltanto di carattere estetico, ma anche strutturale. Così è stato anche per il rifacimento di oltre 500 metri quadrati di copertura dei tetti e così come sarà nei prossimi mesi per la ristrutturazione del terzo cortile. Questo è un impegno che abbiamo contrattuale, che abbiamo con la provincia che ne è la proprietaria. Noi non manchiamo al nostro onore e facciamo tutto quello che possiamo fare. In una, devo dire, fino adesso un grandissimo rapporto di collaborazione. Però questa Alma è nata per chi non l'avesse mai sentita e con questa logica, con un'intuizione di qualcuno che ha pensato di fare una in provincia, che di dire facciamo questa scuola per mantenere anche la scuola, perché se non ci fosse stato questo e non ci fosse stata la Camera di Commercio di allora, che è quella grosso modo, c'è cioè il Presidente che ringraziamo, non avremmo potuto avere un'operazione di questo genere, perché è stata impegnata. Questa è bellissima, abbiamo grande cuore, ma c'è anche una grande parte aziendale. Alma non ha una lira di contributo. Quindi. Altro importantissimo intervento è l'imminente installazione di una rete di sistemi di sanificazione costanti che, grazie ad un'avanzata tecnologia, consentirà di garantire agli allievi ed allo staff di vivere in lavori e ambienti ancora più sicuri. Non ve le presento perché, ma è tecnologia bellissima, interessante, che sostanzialmente ci porta ad un livello che pochi hanno come posti di lavoro. In un momento come questo, che poi l'attenzione ai lavoratori, agli stati, al modo in cui si usano i lavoratori, noi credo che abbiamo fatto un passo in più, un passo avanti ancora, chiaramente non senza impegni, insomma.
Infine, durante questo ultimo anno abbiamo messo a punto e realizzato l'apertura di nuovi corsi in modo da consentire ai professionisti della ristorazione di poter accedere a percorsi su misura, più concentrati nel tempo ma sempre di alto livello, rivolti soprattutto a coloro che vorranno perfezionarsi in specifici ambiti quali corso di pizza gastronomica, corso di gelateria contemporanea, corso di pasta italiana, oppure masterclass in collaborazione con i nostri sponsor ed infine corsi dedicati alla gestione dell'impresa ristorativa. All'interno della cornice, quasi finito, signori. All'interno della cornice culturale che la nostra scuola sempre mette in primo piano, siamo lieti di comunicare ufficialmente che attraverso la donazione della famiglia Spagnol, che ringraziamo ovviamente, la nostra biblioteca si arricchisce di ulteriori 700 preziosi volumi dedicati alla gastronomia internazionale. Tenete presente che noi abbiamo già più di 12.000 testi nella nostra biblioteca, quindi sono tutti testi importanti. Lo sviluppo professionale e culturale dei nostri allievi è l'obiettivo che vogliamo raggiungere, consapevoli che soltanto un importante bagaglio di cultura e di tecnica potranno consentire loro di sviluppare nel tempo la professionalità e mai, come nell'ultimo biennio, abbiamo visto affermarsi nelle guide e nelle classifiche gastronomiche figure uscite da Alma. Questa grandissima soddisfazione ovviamente perché in fin dei conti tenete presente che Alma ha 18 anni, è giovanissima, cioè, poi pensiamo che i primi anni sono stati anni di fantasia, cioè abbiamo dovuto inventare cioè, tante cose, insomma che siamo diventate aziende e che comunque gli ultimi 4 anni, perché li abbiamo pressoché un po' persi, perché abbiamo avuto nel 2017 anche un'alluvione che ci ha dato danni non da ridere. Questo fu un caso anche quello di grande dedizione di tutto il personale, perché è successo, non mi ricordo esattamente, ma alla fine, a metà di dicembre, e siamo partiti il 6 di gennaio. È stata una roba, che per chi non c'era, immaginatevi questi cortili con 50-70 centimetri di acqua. Cioè era una grande piscina. Immaginatevi, eppure in un tempo che ho detto abbiamo ripreso i corsi. Lo sviluppo professionale e culturale delle nostre allievi è un obiettivo che vogliamo raggiungere consapevoli, che soltanto quindi importanti bagaglio culturale e di tecnica potranno consentire loro sviluppare il tempo professionale. Lo ripeto questo perché era un'idea anche di Marchesi, c'è il discorso del cuoco pensante. Lo diciamo ai nostri ragazzi, non possiamo dare tecnica, è necessaria, è indispensabile. Ma se non c'è una base culturale, fra 10 anni quello sarà un ristorante che finirà, perché non avrà la capacità di innovarsi. E in un paese come questo, ma in tempi come questi, se non ci si innova continuamente, capite che in qualunque tipo di, penso, di azienda, di tipologia, muore, finisce, non puoi fermarti. Dentro a questo ambito sta tutto il nostro impegno nel progetto MAM, Maestri, Arte e Mestieri, che è una grande idea che stiamo gestendo. Permettetemi quindi di salutare le scuole di arte e mestiere presenti qui oggi, che insieme a noi perseguono il nostro stesso obiettivo, ovvero l'eccellenza della formazione come contributo specifico per la ripartenza del nostro Paese. Devo dire che anche questo confronto che noi abbiamo con questi nostri collaboratori, amici, che per noi sono dei partner, anche questi, è importante, perché nello scambio delle informazioni e di confronti senz'altro tutti ne trovano beneficio. È con questo auspicio che apro questo 18° anno accademico 2021-2022, ringraziando tutto lo staff di Alma, a partire dal corpo docente che nonostante le difficoltà ha dimostrato senso di appartenenza ed un sacrificio encomiabile, dando prova di sapersi adattare ai continui cambiamenti e alle rigide regole imposte dalla situazione. Così come ringrazio gli allievi
che in questo periodo hanno frequentato il nostro corso, i nostri corsi, nonostante la difficoltà oggettive che abbiamo vissuto e che Alma ha comunque cercato di minimizzare con sforzi organizzativi ed economici del tutto straordinari. Anche il comportamento dei nostri ragazzi è stato veramente come noi ce l'aspettavamo e come noi abbiamo cercato di imporre, ma non c'è stato, tranne casi eccezionali, c'è stato un comportamento che non è normale, cioè non è consueto, ecco, diciamo questo. Ringrazio ancora una volta tutti voi e per la presenza e la partecipazione a questo nostro evento, che continua con un ospite d'eccezione al quale va il mio più sincero ringraziamento, che crediamo potrà dare ai nostri allievi presenti e a distanza un interessante spunto di riflessione e di ispirazione. Fa sempre parte del bagaglio culturale di cui si devono dotare. Grazie.